Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in questo mio nuovo video che spero che si veda meglio di quello passato che uscivo un po' dall'inquadratura, perdonatemi. Allora, oggi andiamo a fare insieme, perché secondo me è una cosa caruccia per il nostro riciclo creativo e per i nostri junk journal, queste buste della frutta o del pane, l'altered busta. Per fare tasche e taschine per i nostri JJ. Allora, la prima cosa che faremo è stabilire di che misura ci serve, perché noi, sia da una parte che dall'altra, andremo ad aprire. Ok, allora, vediamo se riusciamo a mantenerla in questo modo. Come misure ci sono, perché io la piego in tre. Magari la teniamo da questa parte la chiusura, magari la faccio fisarmonica, la faccio diversamente, quindi non ci penserei troppo sul momento e andrei a farvi vedere le taschine, che sono davvero una cosa semplice. Ecco, vedete, questo qua dà già fastidio, quindi lo taglio già via, cercando di andare dritta ma senza perderci neanche troppo tempo. A raddrizzare si fa sempre poi in tempo dopo. Ok, da parte dove c'è magari questa, o volendo tenere dritto la scritta che poi andrà mezza cancellata, vado a tirare su questa parte. Mi raccomando di raddrizzare sempre bene queste parti qua, che non siano sdoppiate, cioè tirando giù bene, rifacendo bene la linea originale della busta. Se riusciamo, perché sono selvatiche queste buste. Ok, man mano che la lavoriamo si appiattirà, diventerà più graziosa. Va bene, non cerchiamo proprio la perfezione, dai. In questo modo abbiamo questa apertura e questa. Poi abbiamo diverse taschine qui, come vi avevo mostrato nel video del mio prossimo junk journal, quello che sto assemblando insieme a voi. Adesso gli diamo le pieghe e decidiamo quanto fare queste taschine, dunque. Cioè, decidiamo che poi le pieghiamo in fuori o in dentro, cambia poco, ma almeno sappiamo come chiudere le taschine. Se farete un junk journal più piccolo, userete una busta più piccola oppure la modificherete ulteriormente. Ecco qua. Questa è la mia busta. Potrò piegarla all'interno se non mi piace questa apertura o tagliare qui, ma dovete sempre pensare a pizzi, pizzetti e merletti, quindi va anche tutto coperto. Adesso io cosa ho fatto? In queste parti qui che si sdoppiano, incollo. La prima cosa che faccio è questa. E anche qui andrò a chiudere qui, per quanto mi è possibile andare in giù con la crit. Qua no, perché c'è la tasca. Quindi, da questa parte non c'è perché ho tirato su, quindi qua solo da una parte. Ok, man mano guardo dove c'è da raddrizzare un pochino. Cioè, sono buste che secondo me vengono fatte man mano e neanche tanto progettate, ecco. Così. Adesso vado a chiudere appunto queste tasche in modo davvero semplice. Possiamo usare Vinavil, possiamo usare qualsiasi cosa, anzi userei il Vinavil che forse asciuga anche prima. Vado a seguire questa linea. Intanto vado a chiudere tutte queste parti qua che devono rimanere chiuse della tasca che si aprirà lateralmente. Vado a migliorare queste parti.
Sto usando qualsiasi colla. In realtà avevo usato il biadesivo per l'altra busta. Col biadesivo si va un po' a perdere in praticità perché poi gli si va a impinzare sopra le cose che ci mettiamo, ma andiamo più svelti. Quella tacky glue che hanno le americane è stupenda perché vedo che gli si asciuga immediatamente, ma io la tacky glue non la prenderò mai perché costa davvero un botto. Da questa parte vediamo se c'è qualcosa che si apre in modo bruttino, direi qui. Gli diamo una puntina di colla e così avremo una bustina più piatta possibile. Poi dopo vedrete che sono piccoli accorgimenti che pagano. Allora, adesso andiamo a fare la stessa cosa. Avevo perso il pezzo di qua. Proviamo con questa colla che assomiglia di più alla tacky glue. Adesso cosa vado a fare per renderla un po' più interessante, volendo anche un po' più shabby, se vogliamo andare su quel genere, su questo stile qui. Eccoci qua col nostro gesso bianco handmade, fatto in casa, homemade. Vado a fargli un po' di, così, in questo modo qua, delle righette. Un po' per così e un po' per cosà. Quando siamo soddisfatte, andiamo a fare il retro. Asciugo un pochino. La busta è asciutta e quindi procedo da questa parte. Questo qua potrebbe anche diventare una copertina per un mini junk, quelli lì a un solo inserto, semplicini, piccolini, che è come un quadernetto a junk, diciamo, no? Beh, cosa manca? Qualche timbrata. Lo voglio fare sullo stile romantico, quindi non boho questo. Il boho è in produzione, ma è già mezza fatta questa busta. E quindi vado a fare quella che mi servirà per il prossimo junk. Potrebbe già andar bene. Poi possiamo scegliere di fare diverse timbrate, che devono essere tutte uguali. A questo punto qui, con un po' di tovagliolini, vado a fare un pochino di pezzettini qua e là per renderla sempre più interessante e lo farò col mio gesso clear. Questa parte qua è a posto. Adesso vado ad applicare qualcosa anche di qua. E
Eccoci qua, la nostra base di questa cartelletta è pronta. A questo punto possiamo decidere se volerla per così, quindi con le tasche tutte all'esterno, oppure chiusa per così e poi ancora come rilegare nel caso in cui vogliate farvi un junk direttamente qui dentro. Io la infilo dentro il junk. Comunque anche la rilegatura, da che parte farla, o se volevate farla addirittura in questo modo, ecco, insomma, decidete voi come piegarla e se vi interessa farla, insomma. Dunque sì, quello che è sicuro è che va messa per così, perché le tasche sono qua. La metterò in questo modo, cioè rilegherò qui tutto l'inserto e poi appunto ci sarà questa particolarità. Quindi se io faccio in questo modo, qui vado a farci una decorazione un po' carina ancora. Dunque, ho stampato da Pinterest questa sorta di etichette, ne taglio una. Andiamo a fare un abbellimento. A questo vado ad aggiungere sempre e comunque un po' di stress. Cosa sarebbe la vita senza di stress? Come sempre, una pagina di un libro. E vado a cucire a zig zag tutto qua intorno. Allora, lo attacco qui così, verso il basso. E poi quest'altro piccolino lo metto qua su. Bene, e possiamo andare a decorare l'interno. Prima cosa, i pizzi. Pizzi e pizzettini. Qui ne metterei uno che va a coprire parte di questa. Taglio quello che mi serve col Prit. Io non sono mai stata capace di trovare il dritto e il rovescio dei pizzi, Che brava. Qui avremo la taschina, perfetto. Qui starebbe molto bene una doppia balsa, cioè nella parte sotto della tasca, idem, attacco questo pizzo che viene poi così, lo attacco bene in dentro, ok. È molto carino, è bellissima sta tasca. ok, e ovviamente da questa parte ne metto uno stretto, anche di un altro colore, cioè bianco, perché tanto è solo un piccolo bordino qui per chiudere questa parte. Dovrei fare, potrei fare di qua come pizzo, però questo resta all'interno e questo resta in un'altra pagina, cioè non lo metto insieme. Invece se dovessi fare un junk journal qui dentro, prevederei la stessa cosa di qua e di qua,
ma posso scegliere diversamente in questo caso, visto che questo resta all'esterno, attaccherei un bel pizzo, magari anche sempre di questo, cioè uguale a questo, però che sporge per benino. Quindi vado a fare questo pizzo qua. E di qua metterei di nuovo questo sottile. Sì, bello. Allora, su quello che sarà il mio davanti applico ancora qui questo bordino che sporge verso l'esterno del mio junk romantico. Ma quanto è carino, ma sono troppo belli sti bordini. Ditemi se non è già la copertina di un junk journal. Vedo che le americane ne fanno tanti di questi qui piccolini, proprio senza spessori, e anche proprio con le buste. Ok, allora, eccoci qua. Qua mi va bene così. Qui attacco questo piccolo abbellimento incollato qui e qui, così fa da abbellimento, ma anche da taschina, quindi questo e questo lato lo incollo. Ok, invece l'interno vado a bordare queste taschette con questo bordino un po' rosato. Vado a tagliare però tasca per tasca, perché sennò non fa bene la piega. Ce n'è. Allora, ecco, vado ancora a applicare un abbellimento qua, e lo faccio col gesso clear stavolta. Dovrò mettere poi degli abbellimenti, ma non lo facciamo tutto in questo video. Gesso bianco, ho usato il gesso bianco. Allora vado a distendere un po', perché ho sbagliato il gesso. Vabbè, abbiamo fatto un'altra variante. Non basta neanche, allora facciamo così, e c'è scritto sopra bello grosso, mi sembrava strano, troppo bianco. Ok, così, tanto attacca anche il gesso bianco, e asciugo, ed ecco qua come risulterà la nostra copertina, il nostro tutto quello che volete. Potrà essere una copertina, potrà essere un inserto con le tasche, nel mio caso ad esempio sarà un inserto con le tasche, ma volevo mostrarvelo insieme a un ipotetico inserto di fogli. Qua avremo tantissime tasche e taschette dove infilare anche solo clip, abbellimenti o i nostri ricordi, come appunto nel mio caso andrò a infilare sicuramente le nostre foto, magari bordate come in questo sistema qui che mi piace tantissimo, magari senza cuciture, e poi appunto avremo l'altra parte carinissima. C'è sempre questa tasca anche da questa parte, facilmente rintracciabile perché appunto è nell'apertura tra i due pizzetti, e appunto adesso vabbè, non è cucito, è carinissimo. Secondo me ci si può mettere davvero tante cosette, le tasche non sono profonde ovviamente, arrivano qui, e poi appunto questa qua superiore potremmo infilare clip, abbellimenti vari, e avremo davvero tantissimo spazio dove mettere appunto le nostre
qualsiasi cosa, o abbellimenti, o i nostri bigliettini di ricordi. Ok, io spero di avervi fatto una cosa gradita, a me piace tantissimo, se pensiamo che è una busta della verdura, veramente sì, ok, è vero, ci sono anche dei materiali come i pizzi, ma del resto se vogliamo fare abbellimenti, se vogliamo renderla bella, ci va fantasia, ma ci va anche pochino di qualche materiale comprato a poco, magari dai cinesini. Ok, vi ringrazio di essere state con me, io vi mando il mio solito mondo di baci e tanta tanta positività sempre, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.